Beppe Grillo contro tutti, nel mirino dell'ex comico soprattutto l'esecutivo e i suoi stessi parlamentari per la questione di Aria. Ma si parte da Palazzo Chigi. Ad Enrico Letta, che lo sfida sui tagli ai costi della politica, Grillo contrattacca: non prendo lezioni di morale da una persona che si tiene stretti 46 milioni di euro di rimborsi elettorali del PD Minoelle. L'ex comico nel suo blog sfida il Presidente del Consiglio: signor Presidente, allora firmi un decreto per l'abolizione immediata dei rimborsi e il dimezzamento dello stipendio dei parlamentari. Il leader dei 5 Stelle punta il dito contro il Premier, considerato tra gli artefici di un tentativo riuscito di colpo di Stato. C'è stato un colpo di Stato, questo io lo ribadisco, né un colpetto, non colpo. E c'è stato un bel colpo di Stato. In quattro si sono riuniti una notte a verificare le cose. Questa è la continuazione dell'agenda Monti. Poi, sempre sul suo blog, ecco l'attacco a Silvio Berlusconi sulla questione giustizia e al comizio del Cavaliere a Brescia. Grillo affonda: lo Stato non può processare se stesso, diceva Sciascia. E oggi Berlusconi è lo Stato. Non manca la questione di Aria. Chi fa la cresta sulla restituzione delle spese non sostenute la pagherà, dice. Ma sulla questione i grillini contestano apertamente la sua linea e quella di Gianroberto Casaleggio. E ora, per chiarire una questione ormai diventata una vera e propria spina nel fianco del movimento, si attende l'assemblea convocata per lunedì. Infine c'è poi la questione delicata del riconoscimento del diritto alla cittadinanza per i figli degli immigrati nati in Italia. Un capitolo che porta altre polemiche e nervosismo tra i 5 Stelle. Referendum o meno, anche qui escono crepe evidenti tra Grillo e i suoi deputati, in attesa di ulteriore chiarezza. Giordano Forisi, Sky TG24. E magari lo farà anche qualche